Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta sul canale di Opinioni di Luzio. Oggi è 25 settembre e sono le 18.50. È una città nuova e ve lo dirò alla fine ragazzi, scoprire dove siamo. Vi voglio parlare di come si è passati in questi giorni dalla Polverini alla Polverina, come dicono in tanti. Ebbene sì, perché parliamo della Polverini? Polverini ha fatto l'umma umma dei fondi neri che si intascavano tutte le persone che facevano parte della giunta per loro fini personali e poi si è scoperto che si è dilagata a tappeto in tutte le altre regioni. Poi di Polverina, perché è ancora più attuale, quello che diciamo già era risaputo da diversi anni, che una persona che lavorava all'interno del Senato come esterno, che era il direttore delle poste, una capra direi, comunque sia faceva lo spacciatore e il consumatore di cocaina. Sì, possiamo dire a livello psicologico, come dice una persona che lavora ai servizi delle patologie da dipendenze, diranno vabbè, c'è quasi il 10% di persone che fanno uso di droga, c'è 400.000 persone che ne fanno un uso giornaliero, c'è un 20% tra i giovani minorenni che ne fanno uso, questi sono i dati statistici, però diciamo chi sta e investe un ruolo di personaggio pubblico in una struttura pubblica dovrebbe dare da vedere, diventerà da vedere diverse cose da parte di sé, non mostrarci queste cose di spacciatori di cocaina, uso di cocaina, cosa vogliamo rievocare, comunque sia che quello che ha fatto le Iene, quello che ha fatto vedere anche su altri giornali di stampa internazionale che hanno mandato i cani antidroga negli uffici del Parlamento e hanno verificato che nei bagni e in certi luoghi comuni c'erano tracce di cocaina ad alto valore, ed erano alti valori che si percepivano, voglio dire, è stato riportato anche in Italia dalle Iene che nessun deputato voleva farsi fare il test del tossicologico. Per quale motivo? Perché poi sostanzialmente si sentivano che comunque non avevano una vita forse corretta, non si sentivano puliti, poi loro utilizzavano mezzi termini dicendo perché lo devo fare, cos'è questa cosa, mille obiezioni e spostavano la situazione ad alto. Se uno si sente tranquillo lo fa, insomma, non c'è niente di male insomma nel farlo, soprattutto se investi in un carico pubblico di quel genere, ok? Perché mi fanno schifo. Poi dire tutta la parte del Parlamento, che comunque sia un esterno, non c'entra niente a che fare il Palazzo Madama, e di qua di là ci dispiace, è una persona ben lì, onestissima, i vari suoi colleghi di lavoro, comunque sia era un coordinatore dell'API, cioè del movimento di Rutelli, non era una persona che comunque sia non aveva anche un incarico politico, okay? Quindi un inquadramento nel mondo politico, non era solo un semplice direttore delle poste e nessuno sapeva diciamo delle sue vicissitudini e della sua moralità, del suo modo di vivere. Allora ragazzi, prendiamo l'Aspromonte e cerchiamo allora di portarli in questo metro cubo a prendere coscienza di se stessi, pane e acqua, ossatura dura, e li mettiamo in questo cazzo di buca, col cemento armato gliela facciamo ben stagna, non più alta di un metro, perché devono ritornare allo stato dello scimpanzé, quello che eravamo noi all'origine, in modo tale che ritornando all'origine l'uomo magari quando riprende maturazione di sé ha la possibilità di reggersi con due gambe, lo fa con maniera diversa, sviluppando altre istintualità, altre parti sue emotive, altri suoi lati caratteriali, magari non negativi, forse fa delle white news, cioè delle curiosità di salvare la persona che affoga quando va a nuotare nell'acqua, lo va a salvare, cioè diventa una persona che, come dice anche su Forrest Gump, Tom Hanks, la società funziona bene quando l'uno si prende cura dell'altro. Questo magari deve essere il Aspromonte. Quindi ragazzi, portiamoci con tutta calma, con tranquillità per un viaggio turistico in Aspromonte, perché c'è un parco naturale, poi naturalmente cadono in una buca e si copre e non si sa perché, poi se si va su Chi l'ha visto li troveranno, vedremo insomma, noi li lasciamo lì a tempo diciamo indeterminato, perché sai, noi siamo per il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il precariato non ci piace, quindi anche noi quando vogliamo un'opportunità di lavoro nel metro cubo di stare lì a meditare su se stesso, che è un lavoro quello, te lo dice anche la psicologia, che è un lavoro lavorare su se stessi, vediamo cosa matura naturalmente, se riescono ad arrivare agli obiettivi in breve tempo e fanno il loro compitino preciso, la possibilità che lasciare lì a pane e acqua e da quadrupede magari cambiamo idea e diciamo vabbè, forse sei pronto per la società, finché non notiamo naturalmente che c'è una certa armonia con questo metro cubo, che ci dialoga, che si confronta, che si mantiene bello, mangia le sue feci, beve la sua urina,
si ciba un po' col pane duro che gli diamo, che non rifiuta il cibo, queste cose qua. Allora vediamo, quando vediamo che lui è abbastanza propositivo, allora lo lasciamo libertà. Però ragazzi, diciamo se schifiti, proponiamo allora che i cani antidroga entrano nel Senato e vediamo se c'è traccia di cocaina nei bagni, oppure diciamo vuoi fare personaggio pubblico, ok, siccome l'omosessuale viene detto che è immorale essere omosessuale, di qua di là o marrazzo che va coi trans non va bene per la condotta, si è dimesso, sta poverina si dimette dopo tanti soldi che ha inculato, cioè vuol dire ragazzi, allora per quale motivo non vogliamo fare questi bel, imporgli un test tossicologico? Gli indennizi, i vitalizi a vita non li possiamo togliere, le guardie, i bodyguard non li possiamo togliere, le auto blu non le possiamo togliere, non possiamo nemmeno misurargli quanto si drogano, non lo so io ragazzi, gli volemo da tutto, voglio dire, ok? Gli diamo tutto, gli diamo qualsiasi libertà di espressione per questi, a noi ce la danno questa libertà? Questa immunità in tutto ciò che facciamo? Noi se andiamo a trans siamo tranquilli? Noi perdiamo il posto di lavoro, se dichiariamoci omosessuali davanti al datore di lavoro ci perdiamo il lavoro, se si dichiariamo cocainomani perdiamo il lavoro. Questi cosa perdono? Perdono il lavoro quando hanno un vitalizio a vita naturale durante, quindi hai stanchi comodo, alla fine vabbè perso, ma c'ho la pensione a vita perché ho fatto l'incarico politico. No, dobbiamo togliere tutto ragazzi, o se no questi qui li ristrutturiamo, se li vogliamo rieducare, perché anche la Costituzione italiana dice le pene devono essere rieducative, ok? Cioè nel codice, né? Non deve essere punitivo, allora li rieduchiamo, il metro cubo per me è una situazione rieducativa, li portiamo a rieducarsi con se stessi, a approcciarsi quello che è lo specchio della loro personalità. Se è cattivo, e allora maturi un attimino una consapevolezza di te stesso e maturi qualcosa che ti porta all'ispirazione di una fede religiosa, di dire il bene dell'altro è una forma di bene anche per me, e questo essere deve nascere. Allora vi lascio questo, siamo a Fano ragazzi, arrivederci.